Buongiorno, benvenuti. Io sono Mario Vecchioni, direttore di corso, e oggi voglio parlarvi di alcune letture che io ho trovato particolarmente interessanti. Voglio dire, nella mia vita ho letto tantissimi libri e ne ho comprati molti di più, però alcuni hanno lasciato il segno. Alcuni libri mi hanno particolarmente colpito per la loro completezza di informazioni, nel senso che le cose sono quelle, il problema però è dove reperire le informazioni e in che modo queste informazioni vengono proposte. Non tutti i libri sono di facile lettura. Allora, ecco, questa è una classifica, una piccola classifica mia personale, che adesso vi vado a far vedere, vi vado a illustrare, in cui vi parlerò dal terzo posto, secondo posto, primo posto per la mia classifica dei libri più interessanti. Allora, cominciamo, partiamo con una premessa. Io non ho nessun interesse affinché voi compriate questi libri o li leggete o quant'altro, è soltanto semplicemente uno scambio veramente di informazioni, uno scambio di conoscenze, uno scambio alla pari, che io vi dico queste cose, siete liberi di fare quello che volete, se di leggere, non leggere, potete essere d'accordo, potete avere i libri migliori, non ha importanza, io vi sto dicendo quello che penso e quindi vado a esplicare. Al terzo posto, nella mia classifica personale, avete questo libro qui che si chiama Mixed Gas Diving ed è un libro molto 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 interessante. È stato scritto da Tom Mount e Brett Gilliam, che sono due personaggi straordinari, fra l'altro fondatori di TDI, Technical Diving International, una roba del genere, quindi dei veterani dell'immersione tecnica. E questo libro è particolarmente ricco di informazioni sulle immersioni in miscela, immersioni con le miscele. Quindi, come vedete, è abbastanza fitto di testo, non ci sono disegni a colori, cose, ma soltanto grafici. Questo è un libro che ho messo al terzo posto perché è un pelino tosto da leggere, un po' un mattoncino, nel senso che questo qua lo devi leggere veramente la mattina, col tavolino, gli appunti, tazza di caffè, altrimenti la sera non riesci a ricordare nulla, che è un libro scritto anche in maniera anche abbastanza tecnica. In quanto Tom Mount è un veterano, 10.000 immersioni, eccetera, eccetera, ma soprattutto Brett Gilliam è, fra le varie cose, oltre un passato come subacqueo commerciale, come imprenditore nella subacquea, ha avuto dei negozi, le Isole Vergini, pilota di sommergibili, soprattutto è stato un supervisore di camere per bariche, quindi ha una grandissima cultura nel campo delle medicine per bariche. Quindi questo libro è al terzo posto. Al secondo posto invece vi suggerisco questo, sempre di Brett Gilliam, però è Deep Dive. Questo è un testo, come posso dire, è un'icona, è la Bibbia della subacquea, ed è scritto in maniera leggermente più semplice, più discorsiva, molto più pratica, molto più vicina, diciamo così, alla cultura media delle persone. Questo che vedete qui è un'edizione molto molto vecchia, infatti ha ancora il prezzo in lire. Le edizioni moderne sono di questa casa editrice qui, che fa questo libro qua, della Magenes, non so, si trova nelle librerie di subacquea. Questo libro qui, Deep Diving, sempre scritto da Brett Gilliam, è un libro molto particolare perché vi spiega benissimo tutta la parte della compressione, tutta la storia dell'immersione tecnica ed è un libro veramente molto molto interessante, l'ho trovato veramente di grande ispirazione anche per scelte e di consultazione per quanto riguarda i miei corsi, ogni tanto quando non ricordo bene questa roba qui, devo ogni tanto andare un po' a riguardare perché sono concetti abbastanza complessi, serve anche come riferimento. Una nota che devo fare è che questo libro è stato tradotto, comunque è stato pubblicato a cura di Mario Arena, che è un notissimo definito subacqueo riduttivo, un personaggio internazionale, insomma, molto conosciuto, che ha curato con questa casa editrice Northeastern Divers, ha curato le prime edizioni e le traduzioni di questi libri qui.
Al primo posto, invece, vi consiglio questo, The Go for Divers di Mark Powell, ed è un libro che è, diciamo così, più aggiornato dei precedenti e ha una forma, diciamo così, una tratta gli argomenti in maniera più discorsiva, in maniera un pochino più facile, con una terminologia sempre ultra tecnica, però ha come posso dire, un approccio un pochino più moderno e più semplice. L'ho trovato molto, molto, molto digeribile. Anche questo libro qua c'è di mezzo Mario Arena e Andrea Malassicci che hanno tradotto questo libro, per cui complimenti a loro, insomma, è un gran bel libro. Quindi questi sono i tre libri che io vi consiglio di avere o di leggere, tre libri che non dovrebbero mancare nella libreria di ogni subacqueo. Sono un pochino pesanti, però voglio dire, non dovete leggerli tutti in un fiato, non è un romanzo, è roba, sono manuali, sono saggi tecnici che vanno letti, vanno, come dire, compresi soprattutto. Ecco, il discorso è che forse il primo libro, riesce più a farti memorizzare, a farti ricordare meglio quello che, i concetti, che sono concetti particolarmente specifici, molto, molto complessi, insomma, abbiamo a che fare con medicina iperbarica, decompressioni, cioè è veramente molto molto tosto. Però, ripeto, la conoscenza è questa, cioè se volete sapere di più sull'immersione, se volete andare a fondo della faccenda, dovete studiare. Un libro che comunque è fuori concorso, cioè non rientra in questa classifica di libri ultra tecnici, super titolati, fatta da gente con i controcoglioni, ma è un qualcosa che potete leggere veramente in ogni momento, quindi sia la mattina presto quando siete carichi per studiare, ma anche la sera prima di andare a letto, quando l'attenzione è più scesa, sicuramente è l'Enciclopedia da Subacquea a Pari. Questo non è un libro in concorso, questo è un manuale, però ha la sua caratteristica principale di essere molto, 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 ma molto semplice. Quindi esprime tutti i concetti di compressione, i concetti di valore M, tutta la parte anche delle immersioni, diciamo così, l'approccio alle immersioni tecniche, vogliamo parlare di cose complesse, quindi da zero, e vi spiega tutto in maniera molto molto semplice. Quindi questo, pur non essendo, diciamo, nella classifica dei top 3, però è un manuale che è un libro che potete, che vi consiglio di leggere, in quanto potete trovare un sacco di cose che magari non conoscete. Non è proprio semplicissimo, cioè parliamo sempre di questioni che hanno a che fare sempre con fisiologia, fisica, attrezzatura, quindi decompressione, però è molto più leggero, molto più leggibile, diciamo così, da utente di cultura media. Io penso di avervi fatto un grande favore nell'avervi spiegato questi tre libri con i quali potete raggiungere i livelli più alti di conoscenza, che sono molto, molto importanti per andare avanti, per comprendere meglio l'ambiente subacqueo, quindi quello che fate durante l'immersione. Se tuttavia volete avere una formazione maggiore, una formazione guidata, beh, non posso che consigliarvi il mio corso Teoria della Subacquea online, che è un corso, videocorso fatto in HD con delle lezioni, sono 9 ore e mezza di lezione, che vertono sulla fisica, fisiologia, decompressione, ambiente acquatico e uso del PIR. Ed è un corso, un videocorso, che è molto interessante, specialmente se dovete sostenere degli esami, per esempio del corso Dive Master o di prepararvi per il corso Formazione Istruttori, PADI. Per cui con questa ultima indicazione io vi ringrazio e vi saluto. Ah, ultima cosa, ricordate di iscrivervi al mio canale in modo tale che potete ricevere aggiornamenti quando escono i nuovi video. Grazie!